oceani, in pace sarò con te. Con il Signore possiamo affrontare qualsiasi viaggio, perché è riscontrato nella Sua parola che Egli in tutti i viaggi che facciamo, quando è con noi, possiamo camminare tranquilli. I venti non mancano mai e le tempeste neppure. Addirittura dice la parola del Signore che quando passerai attraverso l'acqua, il fuoco ed altre simili cose, non dice se dovesse succedere. Nel nostro cammino succedono, per certo, ma quella che è la garanzia di ogni credente che fida in Dio è che con Dio può proseguire. Tanto che ci sono delle descrizioni speciali che ci aiutano e sono così. Quando anche passassi, attraversassi, mi trovassi nella valle dell'ombra, quasi che siamo proprio, che stiamo più dall'altra parte, sull'orlo della fossa, per così dire, io non temerò, perché tu sei meco. Basta una manina da parte del Signore, mette equilibrio e continuiamo il cammino. Vogliamo metterci insieme oggi e vogliamo lodare il Signore, lo vogliamo benedire. Ti voglio raccomandare di non avere distrazioni durante il percorso dell'adorazione, della nostra comunione con Dio. Non lasciarti prendere da altre cose, né nei tuoi pensieri e né nelle cose da fare. Rimetti ordine e non ti fermare, perché l'adorazione deve essere continua. Non dobbiamo perdere, perché se cominciamo a fare un po', pensiamo a una cosa, un po' all'altra, dà proprio l'impressione come se quando camminiamo sull'autostrada, ad ogni strada usciamo, non arriviamo mai a destinazione. Mentre intraprendiamo la strada dell'adorazione, di cercare il Signore, di onorare il Signore, di avere comunione col Signore, intanto si depura la nostra mente. Se poi tu sei battezzato o battezzata nello Spirito Santo, prendi subito a parlare in nuove lingue, perché è una scorciatoia. Parli direttamente con Dio, così tutte le frattaglie che sono nella mente restano al lato e tu col cuore parli direttamente al Signore. Perché chi parla in altre lingue parla a Dio. È rapido e serve per l'edificazione personale. Se no Dio non avrebbe mai permesso di fare qualcosa che non serviva. Tutte le cose che ha fatto Dio, che anche a volte sembrano strane per noi, servono per qualcosa. E la sua parola, in questo caso, ci dice proprio quel che fanno. Parlare in lingue serve per l'edificazione personale. Se Dio lo dice, quando lo mettiamo in pratica, lo scopriamo. E se non sei battezzata nello Spirito Santo, o non sei battezzato nello Spirito Santo, in questo tempo non siamo come 100 anni fa, che sembrava che non si capiva bene se era da parte di Dio o meno, tanti approfittavano. Ora abbiamo centinaia di milioni di credenti che parlano in nuove lingue e sono in tutte le denominazioni. Vuol dire che non è un piccolo gruppo che si è messo insieme e si è inventato qualcosa, è qualcosa di così grande che non possiamo dire che sia per volontà dell'uomo, ma è un dono di Dio che vuole dare a tutti coloro che sono nati di nuovo, perché la nuova nascita ci introduce nelle cose del regno di Dio. Il battesimo nello Spirito Santo ci prepara con il potenziamento necessario che abbiamo bisogno per servire il Signore nella guida e nella potenza dello Spirito Santo, perché man mano che andiamo avanti servendo il Signore abbiamo bisogno di più forza, perché il contrasto aumenta, ma noi ci fortifichiamo nel Signore. Bello questo, perché fin dal vecchio patto troviamo queste espressioni. Davide, per esempio, un grande uomo di Dio, dice si fortificò nel
Signore. Se ci fortifichiamo in noi, veniamo meno. Se ci fortifichiamo nel Signore, siamo avvolti dal suo potere che si manifesta dentro di noi e attraverso di noi. E con Cristo saremo non solo vincitori, ma più che vincitori. Perciò vogliamo metterci insieme. Vogliamo cantare un versetto? Numero? 827. Numero 827. Se non hai il libro lo puoi chiedere, te lo mandiamo gratuitamente, così resta a casa tua, lo leggi, lo impari, lo usi e vedrai che ti aiuta. Il dolce suono della tua voce parla al mio cuore della tua pace, le tue parole portano vita, il tuo nome parla di amore. Gloria al Signore. Ti benediciamo, Signore, ti lodiamo, Signore, ti glorifichiamo, Signore. Il suono della tua voce parla al mio cuore della tua pace. Vogliamo cantare un altro, ne avete uno nel cuore? Numero? Quelli che vengono nella mente. Prego? 814. Come vi viene nella mente uno? Perché il nostro cuore desidera essere obbediente senza aspettare troppo. Vi consultate con lo Spirito Santo, dice Signore, ha già cantato questo qua, vuoi che lo cerco? Subito, via. E dobbiamo imparare a essere liberi. I cieli narrano la gloria del risorto Re. Chi è pari a Lui in bellezza e santità?
per sempre regnerà. Gesù, l'agnel di Dio, gli dono tutto e adoro solo Lui. Cantiamolo insieme. Canta pure tu dall'altra parte, non ti fermare. Inserisciti, comincia ad avere comunione diretta con il Signore. Parla direttamente con il Signore. Loda Lui. Chiudi gli occhi, non ti curare di noi, tanto qui non vedi niente. Chiudi gli occhi e ti rivolgi direttamente al Signore e ti armonizzi nel canto, nella lode, nel benedire Dio, senza fermarti. E vedrai che man mano lo Spirito Santo ti comincia ad attorniare, cominci a sentire che qualcosa cambia dentro di te e intorno a te. Fallo con tutto il cuore, esprimiti in piena libertà, tanto a casa tua non dai fastidio a nessuno, uno, e secondo, nessuno ti guarda con occhio critico, perciò più liberi di così lo puoi lodare col cuore, dipende solo se lo vuoi fare. Io credo che se siamo insieme lo vuoi fare, perché se lo fai il Signore ti farà sentire qualcosa di speciale. Lui è proprio presente dove sei, per lo Spirito Santo tocca la tua coscienza, ravviva la tua fede e man mano ti fortifichi nel Signore. Alleluia. Cantiamolo insieme. Gloria a te, Signore. A Lui
uniti ci prostriamo al trono dell'Agnello, a Lui ci inginocchiamo e solo Gesù adoriamo, solo il Signore Gesù Cristo, sì sì, è l'unico che merita la lode, l'onore e la gloria e noi così vogliamo andare a Lui, se anche non riusciamo ad inginocchiarci fisicamente, ma vogliamo chinare, abbassare il nostro essere nella Sua presenza e andiamo a Lui, al trono della grazia, al trono dell'Agnello. Andiamo insieme ed invochiamo la Sua divina presenza in mezzo a noi. Invocala dove sei tu, che tu possa sentire la Sua presenza nella tua vita, dove sei tu, perché dove c'è Lui cambia tutto. Non perdiamo l'occasione. Ora che siamo tutti insieme, mettiamoci di pari consentimento, lo invochiamo, perché la Sua presenza fa del bene dove arriva. Perciò Egli vuole benedire, vuole operare, vuole far sentire il tocco della Sua benedizione nella nostra vita, nella nostra. Egli cambia le cose. Andiamo a Lui con tutto il cuore. Signore, Padre Dio, veniamo a Te nel nome di Gesù Cristo, tutti insieme, Signore. Sì, Signore, sì, Tu ci hai fatto una grazia oggi di essere insieme a migliaia di fratelli e sorelle in lungo e in largo, dovunque arriva la Tua parola, Tu sei presente, perciò veniamo a Te insieme mentre siamo sotto questa grande tenda, invochiamo la Tua divina presenza per sentire la Tua benedizione, la Tua presenza, la Tua approvazione. Noi abbiamo bisogno proprio di questo, perciò veniamo a Te e Ti chiediamo con tutto il cuore di partecipare la Tua presenza ai nostri cuori, prima di tutto, Signore, sì, perché quando noi cominciamo a sentire la Tua presenza, allora il nostro cuore, alimentato dallo Spirito Tuo Santo, comincia a sentire la vibrazione, la ricarica che Tu fai al nostro cuore, il nostro cuore comincia a lodare Te in sincerità, in verità. Sì, Ti vogliamo adorare in spirito e verità. Il nostro spirito lo innalziamo verso di Te perché possa ricevere nutrimento dal Tuo Santo Spirito, sì, perché Tu sei la sorgente vivificante che Ti metti in comunione con noi e noi ci mettiamo in comunione con Te e sentiamo la Tua divina presenza, il Tuo divino potere e Tu cambi le cose nella nostra vita. In mezzo a noi, in mezzo al Tuo popolo, abbiamo bisogno di Te, Signore, sì, sì. Senza troppe cerimonie veniamo a Te e Ti diciamo, per amore del Tuo nome, abbassati su ogni cuore che è aperto davanti a Te, Signore, sì. Mentre lo Spirito Tuo Santo aleggia su tutto il Tuo popolo, fa che i nostri cuori siano aperti, predisposti per ricevere quella porzione che Tu vuoi dare. Noi Ti ringraziamo per la Tua onnipresenza e per questo noi veniamo a Te fiduciosi, perché se ci apriamo e ci apriamo nel modo giusto e desideriamo Te con tutto il nostro cuore, Tu fai al di là di quello che noi possiamo mai pensare, perché ce lo hai dimostrato più volte nel nostro cammino, ci hai dato più di quello che Ti abbiamo chiesto, sì, ed anche oggi, Signore, noi ci aspettiamo che Tu parli ai nostri cuori, che Tu ci ammaestri, che Tu ci dirigi. Se ci devi dare qualche schiaffetto che non facciamo le cose come piacciono a Te, Signore, noi siamo disposti anche a questo, perché sappiamo che quando Tu fai, ci dici delle cose che sono non secondo la nostra veduta, ma secondo il Tuo disegno, dobbiamo dirti grazie anche quando ci richiami. Metti in noi quella predisposizione di dire, Signore, io mi do a Te completamente, do tutti i miei sentimenti a Te, la mia vita, il mio cuore e per questo momento che stiamo insieme, per questo spazio di tempo che stiamo insieme, vogliamo dire, Spirito Santo di Dio, falla da padrone nel nostro cuore.
sì, domina tu la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere. Vogliamo lasciar fare a te. Sì, Signore, perché sappiamo che tu fai meglio di come possiamo fare noi. Fa che il nostro essere si arrenda a te, il nostro io si abbassi e il tuo potere si posi su di noi. Mentre siamo nella tua presenza, ti vogliamo presentare quanti fratelli, quante sorelle, tutti insieme, Signore, hanno dei bisogni particolari che sono arrivati a loro delle loro risorse, non ce la fanno più, hanno delle difficoltà che sono grosse. Signore, tu li vedi, tu li conosci, noi li presentiamo a te. Signore, perché l'occhio tuo corre per tutta la terra e tu vedi. Sappiamo che quando tu vedi, quando tu odi, tu entri in azione per soccorrere, perché tu hai fatto sempre così con il tuo popolo. E perciò anche oggi ci aspettiamo che tu porti risposte appropriate ad ogni cuore che si trova nel bisogno. Nostro dovere è presentarli a te, Signore. Presentarci tutti insieme, insieme all'adorazione, insieme alla lode, insieme al ringraziamento, ti vogliamo presentare anche i bisogni. Signore, quanti cercano un'unzione speciale dello Spirito Santo, manifesta il tuo potere sul tuo popolo. Perciò guidaci, Signore, guida coloro che parlano, guida i cuori di coloro che ascoltano. E per quanto dipende dalla tua parola, noi veniamo a te e ti diciamo tutti insieme: fa che la tua parola sia amministrata ai nostri cuori per la guida e l'unzione dello Spirito Santo. Ogni cosa, Signore, desideriamo. Signore, per la tua parola, per quel che dipende da me, io ti chiedo e chiedo con tutto il cuore che tu ti prendi la mia mente, il mio cuore, il mio essere, il tutto di me, che ogni cosa possa essere amministrata sotto l'unzione e la guida dello Spirito Santo, perché tu conosci il bisogno di ogni tuo figlio, di ogni tua figlia, e perciò puoi mandare la parola adatta per sopperire alle necessità di ogni tuo figlio che si trova nel bisogno. Noi ci aspettiamo, Signore, che la tua parola sia unta e porti risposte. Signore, tu hai sempre confermato la tua parola con segni, prodigi, miracoli e risposte che hanno parlato al nostro cuore ancora oggi. Te lo chiediamo, Signore, perché sappiamo che tu sei presente e tu ci tieni più di noi a vedere i tuoi figli che siano nutriti, forti in te. Perciò chiediamo a te di assisterci in questa ora e lasciamo ogni cosa nelle tue mani, Spirito Santo di Dio. Fa che ognuno di noi, dovunque c'è un fratello, una sorella, possiamo sentire quella libertà che lo Spirito tuo Santo porta, perché tu non ci hai dato uno spirito di timore, ma di franchezza, di libertà per poter annunciare la tua grandezza, il tuo amore per noi, la tua misericordia che si abbassa ogni giorno e anche oggi. Distribuiscila su tutto il tuo popolo, Padre Dio. Te lo chiediamo tutti insieme, sì Signore, nel nome potente di Gesù Cristo. Amen, amen, amen. Gloria al Signore. Accomodatevi e continuiamo a lodare e a benedire il Signore con un altro canto, numero 825. Poi tu non dimenticare quello che hai chiesto, così dopo, perché ne possiamo cantare uno alla volta. Mio Gesù, Signore, nessuno è come te. Quando riflettiamo un poco e facciamo un pari e dispari, non vediamo nessuno come Gesù e perciò ci incoraggiamo di più di appressarci a Lui. Non c'è nessuno come Lui, nessuno che è morto e risuscitato, nessuno che ha dato se stesso per noi, e perciò siamo certi di quel che crediamo e quel che diciamo. Per sempre ti loderò, perché tu solo degno sei. Alleluia.
Ti vogliamo benedire, Signore. Chiesto 799. Gloria al Signore. Dio non rifiuta la preghiera. Gloria al Signore. La preghiera ti dà forza. Lui non lascia il giusto in sofferenza o senza una risposta. Possiamo pressare presso Dio, ha sempre una risposta, anche quando ci dice no. Pure risposta è, perché Lui sa perché ci dice no. Gloria al Signore. Gloria al Tuo nome, Signore. Alleluia. Senza una risposta.
soltanto ad aspettare ciò che Dio vuol far per te. Quando Egli stende la sua mano, allora vincerà. Le sfide, ordina agli angeli di stare con te, egli apre una porta che nessuno chiuderà, egli ascolta chi lui confida, cammina con te di giorno e di notte, alza le mani, Gesù è già qui, comincia a cantare con tutta la lode. Dio ci sta dicendo, quando Egli sta in silenzio è perché sta lavorando. Basta soltanto aspettare ciò che Dio vuol far per te. Allora vincerà. Allora loda, solamente loda. Stai piangendo loda, hai bisogno loda. Stai soffrendo loda, non importa loda. La tua lode invada il cielo. Io va avanti aprendo il cammino, spezzando catene, tirando le spine, ordina agli angeli di stare con te, egli apre una porta che nessuno chiuderà, egli ascolta chi lui confida, cammina con te di giorno e di notte, alza le mani, Gesù è già qui, comincia a cantare con tutta la lode, con tutta la lode, con tutta la lode. Vogliamo alzare in piedi e vogliamo insieme lodare il Signore. Vogliamo ripetere, noi abbiamo bisogno di capire ciò che Dio ci sta dicendo. Perché se Lui parla e noi non capiamo, alla fine noi dobbiamo capire che mentre sta in silenzio, Egli sta facendo per noi qualcosa di speciale. Quando noi ancora non c'eravamo, Cristo già moriva per noi, 2000 anni fa. Già eravamo nel suo programma e non siamo sfuggiti al suo programma. Egli ancora si muove così. Andiamo a Lui, lo adoriamo, lo benediciamo e ci apriamo a Lui. Non perdere l'occasione in questo spazio di tempo di chiedere al Signore quello che tu hai bisogno. Nessuno lo può chiedere al tuo posto. Noi tutti intercediamo, ti sosteniamo perché preghiamo gli uni per gli altri, ma tu devi imparare di chiedere
personalmente al Signore mentre siamo nella Sua presenza. Quando Gesù era presente sulla terra, i singoli si spostavano verso Gesù e portavano a casa la risposta, portavano a casa una testimonianza potente. Quante testimonianze speciali quando ritornavano a casa. Posso immaginare quel ragazzino che gli aveva fatto un panino, pochi panini la mamma, perché voleva ascoltare Gesù. Quando è tornato a casa, mi immagino che grande testimonianza aveva, perché si era spostato verso Gesù. Gli aveva chiesto, gli aveva fatto chiedere quel poco che aveva. È tornato a casa, mi posso immaginare, raccontava la mamma, sicuramente nel dire: mamma, che è successo oggi? Io gli ho dato quei pochi panini in mano a Gesù e ha incominciato a spezzarli e non si finiva più. I discepoli che portavano il pane, io guardavo, dicevo: ma quello era il pane mio, ma come mai succede tutto questo? Le cose cambiano nelle mani di Gesù. E noi vogliamo andare a Gesù mentre siamo nella Sua presenza. Anzi, ci vogliamo proprio mettere nelle Sue mani, perché sono abbastanza grandi da sostenere ognuno di noi. Ricantiamo questo canto e ci apriamo al Signore, lo lodiamo, lo adoriamo, e mentre il nostro cuore sente la Sua presenza, diciamo: Signore, per piacere vengo nel nome Tuo, per piacere, come la donna cananea, non so dove andare. Mia figlia sta male, posseduta, e non ho nessun altro. Nelle mie zone non c'è nessuno, e nella Sirofenicia, in quelle zone non c'era nessuno. Tutti ci provavano, come provano ancora oggi, quando ci sono delle cose grandi da fare. Non ho nessuno, io nella mia zona non ho nessuno. E cominciò a discutere col Signore. Impara a discutere col Signore. Impara a portare la tua causa davanti al Signore. Mentre sei nella Sua presenza, impara personalmente a dire: Signore, tu hai qualche problema, hai qualcuno malato nella casa, hai un figlio. E chi può pregare più con intensità di te che sei la mamma, perché è un pezzo di te che lo vedi nel letto che soffre, perché è un pezzo che è venuto fuori da te? Chi può presentare meglio di te al Signore il tuo bisogno? Se tu hai delle difficoltà spirituali, chi può presentarle meglio di te nell'invocare il Signore, nel dire: Signore, io ho bisogno di te, perché non c'è un altro che può rispondere al mio bisogno? Ed egli, quando tu ti muovi in fede verso di lui, egli risponde per la fede. Non ha importanza quello che ti è successo, quante volte sei venuto meno. No, non ci chiede di migliorare, ci vuole rispondere, e poi il miglioramento lo apportiamo noi, perché la riconoscenza del nostro cuore. Chiediamo: Signore, ora che posso fare? Che cosa posso fare per compensare? E lui dice: fammi dimorare un poco nel tuo cuore, voglio venire ad abitare a casa tua. E gli apriamo il cuore. Alleluia, andiamo a lui. Gloria al tuo nome, Signore. O Spirito Santo di Dio, prendi le nostre menti, i nostri cuori. Non importa, loda, la tua lode invada il cielo.
va avanti, aprendo il cammino, spezzando catene, tirando le spine. Ordina agli angeli di stare con te, egli apre una porta che nessuno chiuderà. Egli ascolta chi lui confida, cammina con te di giorno e di notte. Alza le mani, Gesù è già qui, comincia a cantare con tutta la lode, 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 con tutta la lode. Gloria a te, Signore, alleluia. Ti lodiamo, Signore. Ti benediciamo, Signore, ti glorifichiamo, Signore, alleluia. Diamo lode e gloria a te, Signore. Basta soltanto ascoltare, sì, ciò che Dio vuol far per te. Quando è mistero la sua mano, allora vincerà. Allora lota, solamente lota, sta cangiando lota, ha bisogno lota, stai soffrendo lota, non importa lota, a tua lode invada il cielo. Avanti aprendo il cammino, spezzando catene, tirando le spine. Ordina agli angeli di stare con te, egli apre una porta che nessuno chiuderà. Egli ascolta chi lui confida, cammina con te di giorno e di notte. Alza le mani, Gesù è già qui, comincia a cantare con tutta la lode, 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 con tutta la lode. Lodiamo, Signore. Shakamasa. Sandaralakamaita. Sandaralakamashandaralakamasita. Shakamasanda. Spirito Santo di Dio, questa è opera tua, solo tu puoi portare a destinazione l'opera che hai iniziato in ogni cuore, Rakamashanta. Vieni dai quattro venti e soffia sul tuo popolo. Spirito Santo di Dio, soffia in lungo e in largo e porta la tua presenza in ogni cuore aperto davanti a te. Spirito Santo di Dio, soffia. Il tuo Dio non fallisce, non fallirà mai. Gloria a te, Signore, alleluia. Se la notte è così grande che t'ha fatto perdere la fede, il tuo Dio entra in guerra e combatte per te.
alza i tuoi occhi, vedrai di nuovo il sole brillare. La promessa di Dio è vincere il male. Alza i tuoi occhi, vedrai il soprannaturale. La promessa di Dio è di vincere il male. Non morirò, perché Dio ha promesso che vincerò. Se Dio lo promette non morirò, io non soffrirò, avrò la fede d'Abramo. Non morirò, perché Dio ha promesso che vincerò. Se Dio lo promette non morirò, io non soffrirò, avrò la fede d'Abramo. Se tutto è difficile e il tuo cuore soffre, il tuo Dio entra in questo, non fallirà mai. Se la notte è così grande che t'ha fatto perdere la fede, il tuo Dio entra in guerra e combatte per te. Alza i tuoi occhi, vedrà di nuovo il sole. La promessa di Dio è vincere il male. Alza i tuoi occhi, vedrà il soprannaturale. La promessa di Dio è vincere il male. Non morirò, perché Dio ha promesso che vincerò. Se Dio lo promette non morirò, io non soffrirò, avrò la fede d'Abramo. Non morirò, perché Dio ha promesso che vincerò. Se Dio lo promette non morirò, io non soffrirò, avrò la fede d'Abramo. Alleluia, lode e gloria al tuo nome. Grazie siano rese a te, Signore. Ti lodiamo, Signore. Vai, Spirito Santo, porta luce e potere in mezzo al tuo popolo. In lungo e in largo, sì, alimenta ciò che è di tuo. Ossa kamashanda, urrike massandara la kamaita. Tu hai ricevuto tante promesse da me. Tu hai ricevuto tante parole direttamente dal mio trono e tu le hai rifiutate perché tu hai dubitato. Tu non hai creduto che venivano direttamente dal mio trono. E adesso ti dico, tu a chi somigli? Tu somigli a un'onda del mare che è dibattuta da qua e di là, perché chi dubita rassomiglia proprio a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Se io in questo giorno ti parlo, è perché so quello che tu hai ricevuto. Io so quante volte ti ho parlato, e tu hai dubitato, tu hai pensato che quel messaggio veniva dalla mente della persona che ti parlava. Ma ricordati che quando io ordino a un mio servo di parlare e di andare, sono io che lo mando. Tu non devi dubitare, tu lo devi accettare e poi devi chiedere a me direttamente che cosa vuoi che io faccia, che cosa vuoi che io devo fare per raddrizzare i miei passi. Allora tu sarai un servo fedele e ubbidiente, altrimenti a me così, con quel dubbio che è dentro di te, che non viene da parte mia, tu non vedrai mai la mia gloria. Ascolta in questo giorno, perché io ti parlo, perché ti amo, perché so nella tua mente in questo momento, ancora in questo momento tu stai dubitando, tu stai dicendo che non è da parte mia, ma il Signore ti dice: non dubitare,
credi, perché se tu credi e avrai fede, tu vedrai tutte le promesse che io ti ho fatto avverarsi nella tua vita da questo momento in avanti. Questo ti dice il Signore. Gloria al tuo nome, Signore, ti benediciamo, Signore, ti lodiamo, Signore. Gloria al Signore. C'è ancora spazio di poter pregare, tu anche a casa tua non ti fermare. Siamo ancora nello spazio della preghiera, dove tu puoi innalzare la tua preghiera al Signore con tutto il cuore. Noi ti sosteniamo, noi preghiamo perché lo Spirito Santo possa operare nella tua vita, nel tuo bisogno. Il Signore ha messo tanti fratelli che intercedono, sorelle che non dormono per intercedere, e noi siamo qui davanti al Signore per dire di operare. Perciò porta le tue richieste davanti al Signore mentre siamo nella sua presenza. Alleluia. Gloria al tuo nome, opera, Signore. Che orecchio non ha udito ciò che non è mai salito in cuor tuo, tu vedrai. E queste sono le cose che Dio ha preparato per te che ami Lui, per te che appartieni a Lui. Tu vedrai, risposta arriverà, il Signore opererà ciò che Lui ha detto, lo confermerà. Tu vedrai la sua gloria scendere, la sua unzione vincere, il tuo capo, la tua bocca, le tue mani. Ciò che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo, tu vedrai. E queste sono le cose che Dio ha preparato per te che ami Lui, per te che appartiene a Lui. Arriverà, il Signore opererà ciò che Lui ha detto, lo confermerà. Tu vedrai la sua gloria scendere, la sua unzione lucere, il tuo capo, la tua bocca, le tue mani. Tu vedrai, risposta arriverà, il Signore opererà ciò che Lui ha detto, lo confermerà. Tu vedrai la sua gloria scendere, la sua unzione ungere, il tuo capo, la tua bocca, le tue mani. Tu vedrai. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome. Quelle cose che tu chiedi, quelle cose che hai chiesto, aspettatele. Muoviti in fede per quello che tu hai chiesto al Signore, per quello che stai chiedendo al Signore. Muoviti in fede per verificare se il Signore ha già operato nella tua vita. Comincia a muoverti in quelle cose che tu stai chiedendo, perché possa tu vedere, assaporare, convincerti. Sì, se hai pregato per qualche disfunzione nella tua vita, comincia a sentire, comincia a vedere. Se hai pregato per un tuo braccio che non si muove, per il tuo collo che ti fa male, per un ginocchio, prova a vedere, muoviti, comincia a fare quello che non riuscivi a fare. Se hai pregato per la tua vista, comincia a toglierti gli occhiali per vedere se ci vedi. Attiva la tua fede aspettandoti che lo Spirito Santo operi nella tua vita.
vita, perché Egli lo fa in un modo misterioso. Il Signore ci ha abituati così, lo possiamo dire per esperienza. Siamo entrati malati e siamo usciti sani, siamo entrati peccatori e siamo usciti salvati, siamo entrati stanchi e siamo usciti freschi. Il Signore opera mentre siamo nella Sua presenza. Prova nella tua vita se il Signore sta operando. Esercita la fede, muoviti in fede mentre innalzi il tuo cuore verso di Lui. Gloria a te, Signore. Opera, Signore, fa che la tua parola porti segni, prodigi e miracoli che tu stesso compi per confermare la tua presenza ad ogni cuore che ti cerca, che ti invoca, che ha bisogno di ricevere da te. Vai, Spirito Santo, questo è compito tuo. Opera, vieni dai quattro venti e soffia, aleggia e abbassati su ogni cuore che esercita la fede. Alleluia, lode e gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Gloria a te, Signore. Vai, Spirito Santo di Dio, questo sei tu che devi fare. Noi, Signore, siamo qui per aspettare che tu operi, tu, questa è opera tua, Signore. Noi che cosa possiamo fare? Signore, sei tu che devi operare, sei tu che porti le risposte. Alleluia. Opera, Spirito Santo, in lungo e largo, dove arriva la tua parola, conferma ad ogni cuore che tu sei all'opera. La sanzione unge. Alleluia. Il tuo capo, la tua bocca, le tue mani. Tu vedrai. Gloria al tuo nome, Signore. Sì, sì. Tu vedrai. Vai, Spirito Santo. Tu vedrai, la risposta arriverà. Il Signore opererà, ciò che Lui ha detto lo confermerà. Tu vedrai, la sua gloria scenderà, la sua unzione ungerà. Il tuo capo, la tua bocca, le tue mani. Tu vedrai. Gloria al nome santo del Signore. Vai, Spirito Santo di Dio, opera per la gloria di Yeshua Mashiach. Oh, vai, Spirito Santo di Dio. Tu vedrai. Sì, 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 sì. Tu vedrai. Sì, Signore. Alleluia. Tu vedrai. Alleluia. 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 Tu vedrai. Alleluia. Alleluia, vai, Spirito Santo, sì, sì. Gloria al Signore. Paola e Antonietta, pregate tutte e due. Gloria al Signore. Alleluia. Ti lodiamo, Signore. Signore, vogliamo lodarti e ringraziarti, Signore, con tutto il nostro cuore, Signore, perché tu sei il Dio della risposta, Signore, e tu ancora questa mattina ci dici: beato coloro che sta ai miei piedi e mi prega aspettando la mia risposta, perché io sono il Dio fedele ed opero a suo tempo. Oh sì, Signore, grazie, grazie per le tue meraviglie, grazie per le opere potenti, grazie, Signore, per quello che farai in quanti cuori in questo momento, Signore, sono davanti a te con uno spirito afflitto e contrito, aspettando che tu operi. Sì, Signore, benedicili potentemente, Signore, perché tu stai parlando ai
loro cuori, tu li stai fortificando, Signore, tu li stai benedicendo in questo momento, perché tu ami i tuoi figli, Signore, tu li ami di un amore così grande, Signore, perciò ti vogliamo dire grazie, 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 Signore, dalla profondità del nostro cuore, anche se in questo momento è tutto buio davanti a te, ma il Signore sarà la tua luce e sarà la tua risposta, come Lui ti ha promesso, così Lui farà. Alleluia, gloria e lodi a te, alleluia, Signore. Alleluia. Benedetto tu sei, Signore. Padre nostro, noi veniamo a te nel nome di Gesù, perché nel nome di Gesù possiamo entrare nei tuoi cortili con ringraziamento e con lode, Signore. Noi sappiamo che nel tuo nome possiamo chiedere ogni cosa, Padre. Ogni cosa, Signore, ma noi questa mattina, Signore, in un modo speciale ti vogliamo chiedere, Signore, di intervenire in quelle vite, Signore, che sono nell'oppressione, che sono nell'incredulità, Signore, anche i credenti, in un modo particolare, che si trovano con questo spirito di dubbio e di negatività, che venga legato e che venga distrutto sotto la potenza della croce, affinché tu possa avere vittoria, perché questi spiriti che signoreggiano nella tua vita, nella tua casa, nella tua chiesa, ti portano alla distruzione. Perciò credi nel Signore Gesù e vedrai la vittoria, vedrai la liberazione, sia da questo spirito di depressione che ti vuole opprimere per allontanarti dalla grazia di Dio, sia la negatività. La distruzione ti porta alla negatività. Oh Spirito Santo di Dio, compunci i cuori dei tuoi figli e libera, perché sappiamo che nel tuo nome tu hai portato libertà, hai portato salvezza, hai portato guarigione, e noi questo ti chiediamo, Padre, in questo giorno, che tu possa compiere opere potenti nei tuoi figli, Signore. Nel nome di Gesù ti ringraziamo e ti benediciamo. Amen. Gloria a te, Signore. A te la gloria. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia. Amen. Amen. Accomodatevi. Quando il Signore opera, chi si trova vede solo la risposta, ma nessuno sa che ha fatto qualcosa. Quando il Signore opera, sai cosa ci succede? Ci succede che noi non abbiamo fatto niente, perché è il Signore che fa le cose. E noi dobbiamo confidare nel Signore, è il Signore che li fa, e da Lui dobbiamo affidare il tutto, e lo dobbiamo benedire, lodare e glorificare. Abbiamo uno spazio di tempo per la testimonianza prima che passiamo alla parola, ed abbiamo una sorella, Maria, che viene da Corsico insieme al suo marito. Vogliamo sentire la tua testimonianza, Maria, di come hai conosciuto il Signore. Così ci rallegriamo insieme, perché il Signore non opera solo in una città o in una provincia, ma opera nell'universo intero. Prego. Intanto pace a tutti. Io sono Maria, sono 7 anni che mi sono convertita al Signore. Ho iniziato nel 2011 partecipando a un battesimo di un mio fratello. E durante questo battesimo c'è stata la predica, la parola e tutto quanto, il Signore mi ha toccato il cuore. Io venivo da un periodo di depressione, non riuscivo mai neanche a spiegare cosa avevo, ero nel buio totale. Ovviamente facevo dei pensieri non molto belli, volevo un po' farla finita con la vita, perché non trovavo nessuna gioia in niente. Eppure avevo una famiglia, un marito che mi ama, una figlia che mi ama, eppure non riuscivo proprio a venire fuori. Partecipando a questo battesimo, il Signore ha toccato il mio cuore. Quel giorno stesso non capivo cosa mi stava succedendo, perché all'improvviso, dalla tristezza, dalle lacrime, dalla depressione, è scoppiata dentro di me una gioia che non riuscivo neanche a spiegare.
Io lo dicevo ai miei parenti e anche ad altri parenti, avevo una cognata che non è convertita ancora oggi, che continuava a disturbarmi, a parlarmi, e io continuavo a dirle stai zitta perché voglio ascoltare, voglio stare a questa presenza, è troppo piacevole stare a questa presenza. E insomma alla fine il Signore ha toccato il mio cuore. E poi dopodiché vabbè, ho fatto il battesimo in acqua, e la vita sicuramente del cristiano non è tutta rosa e fiori, perché lo sappiamo benissimo, ci sono un sacco di battaglie. Mia figlia è convertita anche lei, è stata battezzata nello Spirito Santo, lei opera con 72 ore per Cristo, è una cooperatrice anche lei che si dà molto da fare nell'opera. Io sono contenta di essere qua. Dovevamo andare in vacanza quest'anno e già in primavera dovevamo venire qui a Polla con i miei fratelli. È stato rimandato perché mio marito aveva il desiderio di venire noi due soli. Abbiamo trovato le vacanze qui abbastanza vicino per poter venire in questa comunità, così sembra piccola ma non è piccola, perché veramente è immensa. Devo dire che ho incontrato questa primavera delle persone, sono andata a trovare un fratello che era in ospedale e abbiamo fatto un culto col mio pastore della mia chiesa. Quel giorno lì abbiamo fatto un culto lì nella sala dell'ospedale, nella sala d'attesa, e ci sono arrivate delle persone e abbiamo detto se gli disturbava noi ci saremmo appartati. Invece no, io conosco già, perché poi gli abbiamo regalato io avevo dietro dei calendari di Parola di Vita, gli ho regalato dei calendari, il calendario fa, ma io conosco già quest'opera qua, ma che cos'è per caso? Il canale 245, faccio sì, è il del fratello Petrone, e mi ha rallegrato perché ho detto guarda, tante volte uno guarda la televisione e dice tocca a me, e invece guarda quanti altri che va a toccare. Questa testimonianza di questa coppia mi ha rallegrato proprio il mio cuore. Io sono contenta di essere qua, volevo lasciarvi con un salmo che nei momenti di tristezza mia, no, di tristezza, è brutto dire tristezza, nei momenti di veramente di bisogno, il Signore mi ha sempre richiamato con questo salmo, è il 121. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge, il Signore è la tua ombra, egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male, egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci, quando entri, ora e sempre. Questa è la realtà, che il Signore ci protegge quando usciamo e quando rientriamo, ogni giorno. Dio vi benedica tutti quanti. Grazie. Pace. Al Signore, Dio vi benedica, portate i nostri saluti quando ritornate. Sì. E il Signore conferma sempre quello che ci fa dire, cioè che Egli opera misteriosamente. La sorella è la testimonianza che mentre ascolta il Signore tocca. Perciò, frate, sorelle, simpatizzante, chiunque tu sia, sappi che mentre siamo nella presenza del Signore, all'ascolto della Sua parola, ti può succedere di tutto. Ma aspetta, ti voglio dire una cosa. Quello che è importante è che tu resti nella Sua presenza con la voglia di ricevere qualche cosa. Perché se stai come un'abbandonata, come un abbandonato, il nemico ti schiaccia, ti fa perdere la forza, ti fa perdere l'energia. Se invece tu mantieni solo un filo di comunione e di speranza nell'aspettarti mentre ascolti la sua parola ogni volta, mentre stai nella sua presenza, stai con un'apertura, quello è il modo migliore che tu puoi incontrare Dio. Aspettandoti che il Signore vada a mettere il suo dito sul tuo bisogno, e quando meno te l'aspetti scoppia qualcosa dentro, e la presenza dello Spirito Santo che agisce, opera in profondità, non sarai più capita da quelli che ti circondano, ma quello che è importante è che il Signore ha operato nella tua vita.
poi piano piano te la cavi, perché lo Spirito Santo ti sa dare anche l'energia e le risposte necessarie che devi dare per ogni circostanza, perché da quel momento in poi diventi una testimone di Cristo, un testimone di Cristo, che non è un Cristo che porti al collo, è un Cristo che nel tuo cuore ha operato profondamente ed ha risolto uno dei problemi più grandi che nessuno poteva risolvere. Questo è Gesù. Gloria al Signore. C'è qualcun altro che ha qualche testimonianza? Poi sentiamo anche dopo di voi, dopo di quelli che sono già volontari, sentiamo Marco, questo grande musicista, che diceva una volta: ma io servire il Signore, quando era più piccolo, servire il Signore, non vedo grandi future per me, io vorrei essere uno famoso. E gli ho detto: senti, se vuoi essere famoso, ti devi mettere a servire il Signore. E poi c'è anche Jonathan, che non lo abbiamo sentito. Abbiamo sentito la mamma l'altro ieri, che diceva che era stato preparato, ma vogliamo sentire come il Signore prepara quelli che chiama, perché in realtà non si può servire il Signore se il Signore non si fa sentire nella nostra vita come colui che ci ha chiamati e ci mantiene nell'ambiente man mano che andiamo avanti e ci trasporta un poco come trasportò Davide. Davide nella sua ingenuità, nella sua stessa famiglia, era quello che quando c'era la festa lui doveva guardare le pecore, cioè come se fosse stato il seconda classe. Ma per Dio non siamo seconda classe. Quando Dio mette il dito su ciascuno di noi, per quelli che ci circondano e per le nostre stesse famiglie possiamo essere di seconda classe. Ma poi Dio ci manda a chiamare e quando noi rispondiamo, allora vediamo quello che Dio sa fare. Prego, sorella, ho visto che cercavi il microfono mentre Marco e Jonathan si preparano, poi se c'è qualcun altro. A Dio sia la gloria, c'è un verso in Luca 21:33 che dice: vabbè, lo dico così. Il verso dice: cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Questo è quello che Dio dice nella sua parola, ciò che è scritto, ciò che Lui ti dice, ciò che Lui ti ha promesso, ciò che fa ogni giorno nella tua vita non passerà, ciò che il Signore ti ha detto. Tutto passerà intorno a te, tutto verrà meno, coloro che sono intorno a te, tutto verrà meno, ma ciò che Dio ha detto, la sua parola nella tua vita non potrà mai passare, perché parola del Signore, perché l'Iddio è l'Iddio il Dio fedele, ciò che Lui ha promesso lo manterrà. L'unica nostra, dobbiamo stare attenti di non sviarci, di non guardare a destra e a sinistra, di non confidare in coloro che ci sono intorno, ma dobbiamo confidare pienamente nella parola del Signore che ci dice che tutto passerà, ma la sua parola non passerà. Solo così noi possiamo vincere, restando aggrappati alla sua parola, ciò che Lui ci promette ogni giorno. Che Dio ci benedica. Vai tranquillo, vai, dategli il microfono a sto ragazzo, che è timido. Il Signore si era dato, voglio ringraziare il Signore di come mi ha fatto nascere una famiglia evangelica, cristiana, che crede in un Dio. Lo ringrazio per quello che fa ogni giorno e di come mi ha donato questo dono del suonare per Lui. Parole profetiche ne ho ricevute, solo che è ancora troppo presto, bisogna aspettare i tempi di Dio. E quindi magari ci vedremo più avanti con le risposte che si sono avverate. E tutto qua, il Signore se l'ha dato. E adesso sentiamo Jonathan.
bisogna perseverare, eh? Come dici? Metterci la testa. Signore, sia lodato ancora per questo giorno, per quello che gli fa nella nostra vita, per come ci porta avanti giorno dopo giorno. Vi voglio ringraziare veramente perché nelle piccole cose, giorno dopo giorno, egli ci guida e ci porta avanti, anche per quello che noi facciamo. Lo voglio ringraziare, Signore, sia lodato. Se c'è qualcun altro... La prossima volta. Ne abbiamo un altro che pure si trova, come per caso, però è inserito nel programma di Dio. Quello che possiamo dire è che noi qui, in questa piccola comunità, il Signore ci ha fatti tutti su misura. Se ne manca uno, siamo fritti, perché ognuno li ha creati apposta per fare ognuno quel poco che deve fare. E dobbiamo ringraziare Dio. Quello che è importante è servire il Signore e andare avanti, perché Lui non guarda la quantità ma la qualità di coloro che si affezionano di servire il Signore. Ora vogliamo passare alla parola del Signore e non vogliamo perdere l'occasione quando la parola del Signore viene amministrata, la leggiamo, dobbiamo sempre metterci in una posizione di apertura per dire: Signore, che cosa mi vuoi dire? In questo che cosa mi fai comprendere? Sempre con un'antenna alzata verso Dio per cercare di capire, captare tra le righe che cosa ci vuole dire il Signore, perché a volte ci parla con molta chiarezza. Altre volte ci dà un'intuizione di ciò che ci dice e poi man mano approfondendo scopriamo che già ci parlava, già ci sono dei collegamenti che vanno avanti. Dio però mette in noi, da quello che questa mattina leggiamo insieme, mette in noi dei raffronti che possiamo riscontrare in noi stessi da che parte stiamo. Molte volte, per esempio, sappiamo da come ci sentiamo se stiamo bene o male. Da come ci sentiamo sappiamo se abbiamo mangiato o no, se abbiamo sete o non abbiamo sete. Abbiamo i riscontri naturali, ma quelli spirituali molte volte ci sfuggono. Noi anche quelli dobbiamo inserire, perché abbiamo anche la parte spirituale che dobbiamo vigilare. Quando non sentiamo, quando sentiamo il nostro cuore arido, per esempio, ci dobbiamo porre il problema. Se specialmente siamo stati toccati dallo Spirito Santo e siamo nati di nuovo e abbiamo quella comunione con Dio, e poi non la sentiamo, lì non dobbiamo dormirci sopra, dobbiamo incominciare a alzare il capo, perché qualcosa ci deve essere. Un poco come quando vediamo qualche lampadina che non si accende. Corriamo a vedere se la lampadina è bruciata o qualche scollegamento sul filo. Questo deve essere costante nella nostra vita. Perché se ci lasciamo andare e non vigiliamo, arriva il momento che non abbiamo più fame, non abbiamo più sete. E quando ci troviamo in quella posizione, la morte si avvicina, come nel naturale e anche nello spirituale. Perciò certe analisi li dobbiamo fare da noi, dobbiamo vigilare, misurandoci: ma come mai mi sento così? Ma perché mi sento così? In parole diverse, che cosa è successo? È ritornare al Signore. Perché Lui è sempre lì pronto per operare. Leggiamo insieme questa mattina in Geremia capitolo 2 verso 13. E vogliamo analizzarci davanti alla parola del Signore.
Perché se ce lo dicono gli altri le cose, certe volte non le accettiamo, o per antipatia, o perché siamo presi da altre cose, o magari chi ci dice qualcosa ci dà l'impressione che è un po' presuntuosino e allora non le accettiamo. Se ce lo dice il Signore, la sua parola, forse è più facile. Dio ci deve aiutare. Il mio popolo, infatti, ha commesso due mali. Ha abbandonato me, la sorgente di acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non contengono l'acqua. Due mali ha abbandonato e aveva riposto la sua fiducia negli idoli. Paragona la scelta fatta a cisterne rotte, cioè asciutte. Dio sa che senza l'acqua della vita, quella spirituale, noi moriamo. Avevano o abbiamo, o facilmente succede, perché la parola del Signore parla sempre al presente, rimpiazzato Dio vivo con cose morte. Una delle grandi cose che lo stesso profeta dice si trova in Geremia capitolo 10, verso 8. Guardiamolo insieme. Ma costoro tutti insieme sono stupidi e insensati. Non è che una dottrina di vanità, non è altro che legno. Verso 9, argento battuto, il lastre portato da Tarsis, oro venuto da Ufaz, opere di scultore di mano d'orefice. Sono vestiti di porpora e di scarlatto, sono tutti lavoro di abili artefici. Un'altra, questa è una delle cisterne rotte, dove non c'è acqua. E normalmente chi ha sete e va in una cisterna rotta non trova acqua e di conseguenza si prosciuga. Un'altra cisterna che ferma la sorgente sono insegnamenti superficiali, artificiali, che nel sistema religioso non danno nessuna porzione di vivacità, cioè manca la presenza dello Spirito Santo. Sono insegnamenti artificializzati, plastificati, insegnamenti della propria setta, della propria religiosità, delle proprie tradizioni, prive di fondamento nella parola del Signore, e queste non producono fede, perché la fede, come abbiamo sempre detto e lo vogliamo ripetere, viene dalla parola del Signore. Quando noi ci misuriamo, incorporiamo, mettiamo dentro di noi quella parte, arriva il momento che lo Spirito Santo la spiritualizza e porta acqua, porta vita, porta freschezza, porta rinnovamento. Ma quando in sé non ha questa sostanza, è tutta roba morta, e le cose morte non possono dare vita. Queste cose li sappiamo. Possiamo fare le cose quasi uguali, ma poi alla fine non c'è nulla dentro. Mi ricordo molti anni fa uno scienziato che paragonava la sua capacità a poter fare un seme di rapa uguale a quello naturale. La sola differenza, diceva, lo stesso materiale, lo aveva analizzato, messo in mezzo agli altri semi, non si distingueva. Però la differenza era grande, che quando veniva seminato, quello naturale riproduceva le rape, quello che aveva fatto lui non produceva.
Noi queste piccole cose ci aiutano a comprendere dove c'è la vita, dove non c'è la vita. E se la vita non c'è e noi ci spostiamo verso quella direzione, se non c'è l'acqua, che è la figura dello Spirito Santo, noi possiamo girarci intorno tutta la vita, non riusciamo a fare niente. E nella parola ci aiuta ad analizzare la nostra posizione. Guardiamo nel Salmo 1, verso 4. Ci parla di questa parte così vuota, così superficiale, così arida, che alla fine, la sua fine non solo è leggera e viene spostata dal vento, da tutte le parti, che non si può costruire nulla sopra, ma la sua fine sarà solo da essere bruciata. Non così gli empi, anzi sono come pula che il vento disperde. La stessa vita di chi si nutre di cose che non c'è vita, resteremo sempre come pula da essere solo bruciata. Veniamo spostati facilmente, come abbiamo udito prima nella parola profetica, da ogni vento di dottrina e siamo trasportati alla ricerca. C'è gente che si muove in tutte le direzioni, chi si converte al buddismo, chi va a fare esperienze in altri modi, chi va a meditare nelle selve, chi gira, ma alla fine vuoto va. E vuoto torna, Dio ci deve aiutare. La pula merita solamente di essere scartata e bruciata. Tutti quei principi che seguono Satana con il sistema mondano non sono altro che pula. Lo stesso profeta nel capitolo 17, verso 6, fa vedere Geremia 17,6 dice: egli è come una tamerice nel deserto. Quando giunge il bene, egli non lo vede. Abita in luoghi aridi nel deserto, in terra salata, senza abitanti. È come un arbusto secco nel deserto. Dio ci deve aiutare. Ma nel verso 8 lo stesso profeta fa un paragone e dice: colui che si avvicina al Signore e si abbevera, egli è come un albero piantato vicino all'acqua che distende le sue radici lungo il fiume, non si accorge quando viene la calura, e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Diciamo che un albero fecondo che attinge nutrimento da un corso di acqua. Un raffronto di questo genere ci aiuta a comprendere la differenza. Ma queste immagini, parlare di alberi, come ne parla anche il Salmo 1, lo vogliamo leggere per acquisire almeno un'immagine chiara alla nostra mente. Nel verso 1 del Salmo 3 fino al verso 3, dove ci fa scoprire la differenza che passa. Ma il confronto, il raffronto, lo dobbiamo fare sempre noi. Quando arriviamo ad una certa arsura, come quando abbiamo sete, dobbiamo noi preoccuparci di bere, perché se noi stessi non ci interessiamo di noi stessi, vuol dire che Salmo 1 verso 1, Salmo 1 verso 1 fino al verso 3, piano piano ce la caviamo, non ti preoccupare. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori,
né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore e in quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Diciamo che questo confronto tra la pula e un albero del deserto ci aiuta a comprendere. Beh, questi esempi ci aiutano poi a comprendere quella parte che è la parte spirituale. Guardiamo insieme quella positiva che ci viene indicata, perché abbiamo dato un raffronto, ma noi abbiamo bisogno di bere noi ora. Perché se portiamo solo esempi e mai cominciamo a bere personalmente, diventiamo dei politicanti religiosi. Invece se noi in prima persona cominciamo a far penetrare quella che è la verità di Dio nella nostra vita, allora cominciamo a vedere le cose che cambiano. Infatti i credenti nati di nuovo, prima non erano nati di nuovo, ma quando hanno incominciato ad indirizzare la propria attenzione verso la sorgente, le cose sono cambiate. Gloria al Signore. Guardiamo insieme nel Salmo 42, verso 1. È bello, perché è facile che noi siamo assetati e non sappiamo che direzione prendere. Mentre Dio, quando ci propone, se noi ci spostiamo nella giusta direzione, la sorgente è proprio dove siamo noi. Come la cerva desidera i corsi di acqua, così l'anima mia anela te, oh Dio. Cominciamo a parlare di qualche cosa che funziona. La nostra anima ha una acuta sete di Dio. Guardiamo nel verso 2 e ci aiuta a comprendere e ci dà direttive. La parola del Signore ci dà delle direttive. È come la ricetta del dottore per poi andare a prendere la medicina e ce la prendiamo. Ci dice, però poi noi dobbiamo fare la scelta. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quanto verrò e comparirò in presenza di Dio? Desiderio dell'acqua divina che con la venuta di Gesù ci ha semplificato la strada. Guardiamo Gesù che prende questa immagine nel capitolo 4, verso 10 di Giovanni, dove si trova con una donna che anche lei aveva sete di soddisfazione nella sua vita e aveva cercato di sfogare la sua passione di una vita che gli dava soddisfazione, aveva cambiato 5 mariti. Quello che aveva non era suo e manco l'aveva trovato. Perciò il Signore ci deve aiutare. Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti sta parlando, che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Il salmista, 1000 anni prima di Gesù, aveva sete di Dio. Gesù si propone come colui che disseta i bisogni del nostro cuore. Non c'è dubbio. Acqua viva. Nello stesso capitolo, verso 14, Gesù porta avanti l'argomento e risponde ai bisogni. Perciò le testimonianze di quanti noi ascoltiamo ogni giorno confermano ciò che dice la parola del Signore, e perciò ce n'è per tutti. Chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna.
Il Signore non solo si propone come la sorgente dell'acqua per soddisfare la nostra sete, ma ancora di più. La sua presenza attraverso lo Spirito Santo nella nostra vita la fa diventare una sorgente che noi siamo portati a trasferire questa acqua attraverso la nostra testimonianza che Gesù Cristo è la sorgente della vita. E gloria al Signore. Perciò le indicazioni sono chiare. Riceve Re Gesù, egli è l'acqua, la vita, comunicata dallo Spirito Santo, che viene da Lui. Le indicazioni sono chiare, ma noi, se abbiamo sete, dobbiamo prenderci del tempo e andare a Lui. Guardiamo nel verso 35 del capitolo 6. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Le indicazioni, fratello e sorella, sono talmente chiare che non c'è ombra di dubbio. Attraverso i milioni di testimonianze, la parola del Signore, quello che spetta a noi è di dirigerci verso la sorgente. Un'analisi che fai dentro di te, dentro di me, c'è bisogno? La sorgente c'è, è lì a portata di mano, però noi abbiamo l'obbligo di andare al Signore. 7:39 è un tracciato che funziona, è una sorgente che ha dissetato milioni di persone, ma noi dobbiamo andare personalmente, come ho detto nella preghiera. La preghiera è un grande potere, ma la preghiera la deve fare sempre prima chi ha bisogno. Tutti quelli intorno possono aiutare. Il paralitico era lui che voleva essere guarito da Gesù. Non aveva la possibilità. Il Signore gli ha messo vicino per opera divina quattro amici che hanno rischiato. Ma se lui non era convinto, se lui non aveva la voglia di essere messo in moto, nulla succedeva. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in Lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Giovanni 16:7, il tracciato del fiume nella parola del Signore ci viene dato dalla sorgente man mano come scorre e quanti si sono abbeverati. Perciò questo fiume è ancora aperto oggi per chiunque si avvicina, si piega e si abbevera, perché è ancora il fiume che funziona. Eppure io vi dico la verità, è utile perché io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. In Atti 1:5 guardiamo come questo fiume invade i cuori umani che si vogliono abbeverare, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Dà proprio l'impressione di vedere quel fiume di Ezechiele, che parte che si cominciano a bagnare i calcagni, poi arriva alle ginocchia, poi arriva che bisogna nuotarci. Fratello, sorella, questo fiume passa proprio dove sei tu, passa proprio dove sono io. È un fiume che porta freschezza, guarigione e cambiamento della vita. Il Signore ci parla con trasparenza, però noi dobbiamo andare a Lui. Guardiamo nel verso 4, giusto per comprendere, no? Lo stesso capitolo 1, 5,
Per comprendere meglio leggiamo il verso 4, perché è la parola di Dio che parla, deve parlare al nostro cuore. Trovandosi essi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, cioè correre a monte e a valle, non andiamo da nessuna parte, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udita da me. Rileggiamo il verso 5, perché il fiume di Dio passa dove siamo noi, noi dobbiamo abbassarci per andare a bere, trovandosi con essi, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. E quando andiamo a vedere nel capitolo 1, verso 14, troviamo questo fiume che si ingrossa e disseta, e disseta, e disseta. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i suoi fratelli. Ecco qui che cosa troviamo. Troviamo che questi si stanno abbeverando, non c'è un altro modo se non andare e rivolgersi al Signore. A chi pregavano? Pregavano a colui che aveva fatto la promessa, pregavano a colui che lo avevano visto risuscitato, pregavano a colui che è il Figlio di Dio, la sorgente della vita. Gloria al Signore. Atti 2:1. C'è un tempo che poi, quando noi seguiamo, arriva il momento che vediamo l'adempimento di quello che Gesù ha promesso. Il momento lo decide Lui, ma quando noi siamo perseveranti, quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Verso 4. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro da esprimersi. In questa parola vediamo persone che hanno sete di Dio. Del Dio vivente abbiamo udito prima. Davide aveva sete di Dio, del Dio vivente. E sono dissetati. Nel Salmo 42:5 guardiamo, questo uomo di Dio ci dà indicazioni come, quando si trova in momenti di difficoltà e gli dice: perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore, Egli è il mio Dio. Quest'uomo si rivolge al Dio vivente. Gesù Cristo è il Dio vivente per noi. Si rimprovera di essersi abbandonato allo sconforto, ma Dio è il suo Salvatore, il Dio vivente, come leggiamo nel verso 2. Guardiamo nel verso 2. Dio vivente non è una cisterna rotta, è il fiume della grazia. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio, la fede in Dio lo riportò sul trono. Egli stava vivendo un momento particolare dove c'era la difficoltà della perdita del trono. Ma quando egli si rivolse al Signore, lasciando la sua carenza, mettendo da parte il problema e si rivolse a Dio, Dio rispose. Il Dio vivente, la fede in Dio lo riportò sul trono, lo spirito di fede toglie gli occhi dalla circostanza e guarda Dio. Quando noi siamo in qualsiasi posizione, togliamo gli occhi nostri
da quello che è il grande problema e ci rivolgiamo a Dio, aprendoci a Lui, allora questo è un atto di fede verso colui che può rispondere. Guardiamo nel verso 11, possiamo spesso trovarci dove abbiamo bisogno di parlare soprattutto tra noi e noi. Sì, nella Bibbia c'è proprio questo, che molte volte troviamo persone che parlano fra sé e sé. Abbiamo bisogno, prima che parliamo con gli altri, di parlare tra noi e noi. Il figlio prodigo parlò fra sé e sé, dicendo: che condizione mi trovo, che cosa brutta. Cioè mi trovo in una posizione dove le stesse cose che vengono date ai porci, neppure quelle ho più. Anche se sono porcherie, ma manco quelle ci ho più. Si indirizzò verso colui che il padre che lo aspettava. Nel verso 11, quando si trova in difficoltà, ripete la stessa cosa. Alla fine del Salmo egli ancora posiziona la sua fiducia nell'Iddio vivente. Perché ti abbatti, anima mia? A volte tu ti abbatti, ti mordi, non vedi risposta, non sai quale strada prendere. Anche Davide si trovava così. Da quale monte mi verrà l'aiuto? Perché i monti erano pieni di idoli, erano pieni di culti religiosi, erano pieni di idoli da tutte le parti. Da quale monte mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, colui che ha creato il cielo e la terra. Perché t'abbatti, anima mia? Il Signore ci dà nella sua parola delle indicazioni chiare. Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore, Egli è il mio Dio. Fede in Dio fino in fondo. Ripete il metodo che funziona. Lui aveva provato che Dio rispondeva e quando si trovava nel bisogno non ci girava intorno. Quando doveva affrontare si sentiva inaridito, egli sapeva la sorgente dov'era e si dirigeva verso di essa. Ci bastano queste indicazioni. Se restiamo ancora asciutti, secchi, con una vita arida, vuol dire che la stiamo scegliendo noi, perché Dio si preoccupa ancora oggi di farci giungere la sua parola con esempi pratici che funziona. Dio funziona ancora, ma noi dobbiamo andare a Lui. Ripete il metodo che funziona per fede, Dio opera allo stesso modo per coloro che ripongono la fede in Dio, nel Dio vivente. Dio è lo stesso Dio, chi crede, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, non c'è una sostituzione di un Dio. Gesù è Dio e perciò ci propone ancora oggi di andare a Lui. Qualsiasi sia la tua posizione, il Signore può risolvere, ma ci dobbiamo andare. Dobbiamo prendere noi stessi e dire: mo devo andare al Signore, perché così non vado da nessuna parte. Così sono sempre una pula che vola e non acquisto mai quella stabilità necessaria che io ho bisogno per continuare un cammino stabile nelle vie che il Signore ha tracciato davanti a noi. Anche oggi ci ha dato indicazioni di come muoverci, ma ognuno di noi deve scegliere. Ora la parola del Signore ci propone la via, che è Gesù. Ci propone la verità di Dio, che è Gesù, ci propone la vita che viene da Dio, che è Gesù, ed è quella spirituale, che cambia e rivoluziona tutto. Perciò è nostro dovere andare a Lui. Ci vogliamo andare insieme? Ma non ti fermare, persevera, perché Cristo è la risposta per qualsiasi cosa. Impara ad avvicinarti a Lui con fede, ed egli premia la fede.
impariamo tutti, perché queste sono le indicazioni che troviamo nella sua parola e queste sappiamo che funzionano, perché Dio è fedele e non viene meno. Se Lui ha operato tanto in tanti posti, perché non dovrebbe operare in te anche oggi? Andiamo al Signore, vogliamo pregare insieme con te, ci vogliamo alzare in piedi, rivolgiti al Signore con tutto il cuore. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, per le indicazioni chiare che tu ci dai. Permetti ai nostri cuori di abbandonare tutte le altre cose, tutte le altre strade, tutte le altre vie, tutte le altre cisterne rotte, che ci restiamo solo dentro come Giuseppe quando lo vendettero i fratelli. Diventa una trappola per noi. Signore, aiutaci, tiraci fuori e portaci nel cammino che ci porta alla gloria insieme con te. Padre Dio, ti ringraziamo per il nostro grande leader, capo e compitor di fede Gesù Cristo, che ancora oggi per lo Spirito Santo è su di noi, in mezzo a noi e in ciascuno di noi. Signore, ti preghiamo, aiuta ogni fratello, ogni sorella che ha bisogno di risposte urgenti. Li presentiamo a te e ti diciamo: opera, Signore. Ma a te, fratello e sorella, ti diciamo: vai al Signore fiducioso, vai al Signore fiduciosa, perché Cristo è la risposta e non ce ne sono altri. Benedetto sia il Signore. Signore, ti ringraziamo per le indicazioni che troviamo nella sua parola, che quando tutto è buio e tutte le strade sono chiuse, tutte le porte sono chiuse, la tua porta è ancora aperta, la tua via è ancora aperta, la sorgente è ancora a portata di mano per dissetare ognuno di noi che ci avviciniamo a te. E noi tutti insieme, Signore, ti vogliamo dire grazie, grazie, grazie per la tua parola che fa da indicatrice nella giusta direzione. E tutti insieme ti vogliamo dire grazie, grazie, grazie. Amen. Amen. Dio vi benedica, Dio ti benedica, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale e continuiamo a fortificare la nostra fede poggiata sulla parola del Signore, perché essa parola risponde ai bisogni del cuore umano. Dio ti benedica e buona domenica. Pace.